Cari amici di Visione TV, benvenuti a questa trasmissione speciale che vede ospite Giacomo Gabellini, esperto di geopolitica e di economia, per tornare sugli accordi storici che sono stati siglati tra la Russia di Vladimir Putin e la Cina di Xi Jinping. Benvenuto Giacomo. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Buonasera, grazie di essere con noi. L'argomento della settimana è appunto quello della storica visita del leader cinese Xi Jinping a Mosca, dove ha sottoscritto degli accordi molto importanti con il suo omologo russo Putin, che sono passati in qualche modo sotto traccia in Occidente, dove la notizia è stata soprattutto il piano cinese per la pace in Ucraina, a cui la Russia ha aperto, incontrando però il no, un ostacolo da parte degli Stati Uniti e più in generale appunto dall'Occidente. Ci puoi descrivere qual è il contenuto degli accordi firmati tra le due potenze e spiegarci in che cosa consiste la loro importanza? Beh, sul piano meramente concreto si parla di portare avanti un processo che era già in atto, cioè quello di intensificare le relazioni bilaterali sotto ogni punto di vista. In questo caso il focus dell'attenzione si è concentrato sugli idrocarburi prevalentemente, cioè sul fatto che con il completamento del Power of Siberia 2, il gasdotto lunghissimo che si completa, che rappresenta la controparte rispetto al Power of Siberia, che ormai è in funzione da diversi anni, la Russia fornirà alla Cina circa 100 miliardi di metri cubi di gas all'anno attraverso questi due gasdotti via tubo, ai quali vanno sommate circa 100 tonnellate di gas naturale liquefatto che verranno trasportate via nave. E questo rappresenta un passaggio fondamentale perché da un lato queste forniture vanno a sostenere la macchina industriale cinese. Come tutti sapranno, la Cina è il principale paese industriale al mondo, con una quota di valore aggiunto di gran lunga superiore a tutti i suoi rivali. Ma cioè, questo accordo sottende a qualcosa di più profondo, perché si collega a un'intesa fondamentalmente che la Cina aveva raggiunto precedentemente, lo scorso dicembre, con i paesi del Consiglio della Cooperazione del Golfo, riuniti dietro l'Arabia Saudita essenzialmente, in base al quale la Cina si era impegnata ad acquistare volumi accresciuti di petrolio e di gas da quell'area, dai paesi membri del Consiglio per la Cooperazione del Golfo, e a investire pesantemente su tutta la filiera dell'energia, quindi dall'estrazione alla raffinazione, trasporto, eccetera. E in cambio, questi paesi si sarebbero impegnati ad avvalersi della borsa petrolifera di Shanghai. Dove si, per i loro scambi con la Cina. La borsa petrolifera di Shanghai permette la commercializzazione di petrolio e gas in yuan renminbi, quindi la moneta cinese, e che è moneta cinese che all'occorrenza può essere o posta nelle riserve oppure convertita in oro, quindi ha un doppio, può essere usata sulla sua doppia veste. Sì, con Putin ha raggiunto un accordo analogo sostanzialmente, perché la Russia ha aperto definitivamente, lo aveva già fatto in passato, ma adesso ha aperto definitivamente all'utilizzo dello yuan nei propri scambi con la Cina, a tutto campo. Quindi, agendo in questa direzione, la Cina si accapara, si ottiene accesso alle risorse petrolifere e di gas dell'Arabia Saudita, del Consiglio per la Cooperazione del Golfo e della Russia, che, come dicevo prima, per un lato serviranno a soddisfare il fabbisogno energetico interno, ma per l'altro porranno la Cina nelle condizioni di fungere da mediatrice, cioè nel senso che la Cina riuscirà a valersi di queste forniture per rivenderle a sua volta ad altri paesi che sono sottoposti a sanzioni, tra i quali quelli europei che, sostenendo la campagna sanzionatoria nei confronti della Russia, faticano ad accedere direttamente, in maniera diretta, alle riserve energetiche russe e quindi si avvalgono di intermediari. È il caso, per esempio, dell'India, che acquistando ha incrementato in maniera esponenziale gli acquisti di petrolio e gas russi, buona pa parte dei quali viene stornata ad altre destinazioni, tra le quali per esempio l'Europa. Quindi chiaramente elevando queste importazioni di un sovrapprezzo, quindi ci guadagna doppiamente, ottiene accesso alle riserve russe, all'energia russa a prezzi scontati e lo rivende agli occidentali a prezzi accresciuti. Quindi si accaparra per sé l'energia che gli serve e la rivende agli altri a prezzi accresciuti. Quindi c'è un differenziale inflazionistico favorevole all'Oriente e molto sfavorevole a noi, che
E questo comporterà cosa? Delle ricadute molto pesanti. Per esempio, alcune aziende, quasi quali Basf, Volkswagen, eccetera, hanno cancellato alcuni programmi che prevedevano la costruzione di alcuni impianti in Europa per rilocalizzarle un po' in Cina, grazie a queste condizioni vantaggiose che si sono venute a creare grazie alle forniture russe, e un po' negli Stati Uniti, che tramite l'Inflation Reduction Act forniscono, erogano sussidi, sconti fiscali alle aziende disposte a rilocalizzare la produzione in territorio statunitense. Quindi l'Europa è presa tra l'incudine e il martello. Nei confronti degli Stati Uniti non si è nemmeno degnata di sottoporre l'attenzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a questa pratica palesemente sleale. E invece nei confronti della Cina non le rimane che subire passivamente questo tipo di offensiva. Quindi da questo punto di vista l'accordo russo-cinese, da un punto di vista meramente economico, segna un passaggio epocale. Come giustamente dicevi tu, qui si tratta di riconfigurare un ordine economico internazionale. Ma chiaramente gli aspetti sono molteplici, perché la tempistica di questo viaggio di Xi Jinping a Mosca è molto, molto significativa, perché non ha, nel bel mezzo di un... Diciamo di uno sforzo bellico considerevole che la Russia sta sostenendo in Ucraina, e proprio al mese prossimo, a quanto si emerge dalle indiscrezioni, l'Ucraina si preparerebbe a sferrare una controffensiva che o la cerchi di, diciamo, di che la ponga nelle condizioni di riconquistare alcuni territori che sono stati persi nel corso degli ultimi mesi. Collocando proprio temporalmente il viaggio di Xi Jinping in questa fase, emerge chiaramente la disponibilità della Cina a sostenere lo sforzo della Russia. Quindi la Cina è scesa definitivamente in campo, un po' perché, come dicevo, l'alleanza con la Russia la pone nelle condizioni di sostenere questo processo di riorientamento dell'ordine economico internazionale, un po' perché, a mio parere, intravede nell'Ucraina una sorta di fase preliminare rispetto a quello che potrebbe accadere in un futuro a Taiwan, con la strumentalizzazione di Taiwan da parte degli Stati Uniti in un'ottica anticinese. Lo abbiamo già visto nell'estate scorsa con il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan, al quale la Cina ha reagito dal punto di vista diplomatico, condannando in maniera inequivocabile la decisione statunitense di inviare la Speaker della Camera a Taiwan. E dal punto di vista militare, conducendo una serie di esercitazioni militari al largo dell'isola che hanno avuto assunto il significato di un ultimatum, chiaramente. Quindi la Cina si prepara a sostenere uno scontro sempre più diretto con gli Stati Uniti, che nel frattempo comporta l'assunzione di una posizione diciamo, di fiancheggiamento della Russia, impegnata nello sforzo militare in Ucraina. Diversi giornali in Italia e in Occidente hanno scritto a seguito di questo incontro storico che la Cina si sta mangiando la Russia. Tu condividi questo giudizio? Io credo che ci sia, come al solito, una punta di risentimento e di rammarico da parte degli europei, soprattutto perché va notato che buona parte del gas, del petrolio e delle materie prime, perché vanno considerate anche quelle, che attualmente la Russia fornisce alla Cina, fino a ieri le convogliava verso l'Europa. E diciamo che la fortuna del mercantilismo europeo e tedesco in particolare si fondava proprio sulla concorrenzialità delle merci che era garantita dall'accesso alle materie prime e alle risorse energetiche russe a basso prezzo. Il venir meno di queste risorse energetiche a basso prezzo ha costretto gli europei a guardare altrove e ad approvvigionarsi, per esempio, di gas naturale liquefatto statunitense. Gli Stati Uniti forniscono a prezzi notevolmente cresciuti rispetto a quelli che ci vendeva la Russia. La Russia, invece, adesso, stornando verso est, questo flusso di idrocarburi, e consente, come dicevo, alla Cina di porsi in una posizione, diciamo, di vantaggio rispetto all'Europa. Il punto è che, da un punto di vista, guardando gli accordi che sono stati raggiunti, è chiaro che c'è uno squilibrio, ma è uno squilibrio che è anche nell'ordine delle cose, perché la Cina ha 1,5 miliardi di abitanti, la Russia 140 milioni, 10 volte di meno rispetto alla Cina. Però va anche detto che se da un lato c'è la disponibilità della Russia a rifornire di idrocarburi alla Cina, dall'altro c'è l'impegno della Cina a profondere notevoli investimenti in Russia, che andrebbero peraltro a rimpiazzare il ritiro degli investimenti europei che erano stati effettuati nel corso degli anni passati e che poi sono decaduti sulla scia dell'ondata sanzionatoria che è stata imposta alla Russia sull'onda dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Quindi dire che la Cina si sta mangiando la Russia, per quanto mi riguarda, è una clamorosa esagerazione,
che, come dicevo prima, lascia trapelare un certo rammarico e una punta di invidia, diciamo, perché quelle risorse che prima, a cui noi prima avevamo accesso, adesso sono nella disponibilità di qualcun altro che, dal punto di vista degli Stati Uniti e purtroppo anche delle nostre elite, al governo, rappresenta il principale avversario strategico. Tornando al piano cinese per la pace in Ucraina, oggi la prestigiosa testata Bloomberg ha scritto che gli Stati Uniti in qualche modo temono questa proposta di Pechino, che in questo modo fa vedere di essere in grado di porsi come nuovo mediatore internazionale a livello diplomatico, quando in passato questo ruolo spettava agli Stati Uniti o perlomeno essi presumevano che così fosse. E qualora questo accordo russo-cinese fosse, come tu hai detto, un preludio a uno schieramento della Cina non soltanto in campo economico e geopolitico, ma anche strategico, quali scenari si aprono? A me sembra inverosimile credere che gli Stati Uniti pensino di poter reggere un conflitto su due fronti, da un lato con la Russia e dall'altro con la Cina. Quindi si va verso un abbandono dell'Ucraina a se stessa dopo essere stata utilizzata come carne da cannone, o quali altri scenari appunto si aprono? Beh, bella domanda. Il punto è, allora, già la Cina ha dimostrato di avere una capacità diplomatica fuori dal comune, perché notizie di pochi giorni fa, non la riconciliazione, ma la riapertura dei rapporti tra Iran e Arabia Saudita, raggiunta proprio grazie alla mediazione cinese. E non è una cosa di poco conto, considerando che tra i due paesi c'è una rivalità storica che, di carattere religioso, l'Iran sciita contro l'Arabia Saudita sunnita, e anche giochi di potere nell'area del Medio Oriente. È una sorta di guerra fredda medio orientale che, grazie alla mediazione cinese, diciamo, ha conosciuto una de-escalation che potrebbe preludere a una vera e propria pacificazione. Perché sull'onda di questo processo si è assistito, per esempio, alla riapertura del dialogo tra Turchia e la Siria, che era venuto meno con lo scoppio della guerra civile siriana, con la Turchia che aveva irrorato proprio di benzina le fiamme della guerra civile, schierandosi a fianco dei ribelli che cercavano di rovesciare Assad. Ma l'Egitto è sceso in campo, quindi si assiste a un rimescolamento di carte che è stato sapientemente supervisionato dalla Cina. Il fatto che chiaramente la Cina però ha sottolineato una cosa: il documento diplomatico sottoposto all'attenzione, diciamo, della comunità internazionale da parte della Cina non era propriamente un piano di pace, ma era la posizione cinese riguardo al conflitto. Cioè, quello che la Cina ritiene, i passi che secondo la Cina dovrebbero essere compiuti affinché il conflitto russo-ucraino giunga alla conclusione nella maniera più equa per tutti. Quindi chiaramente questa è un'osservazione, un punto di vista che comunque è espresso da quella che, dal punto di vista economico, è ancora considerata la seconda potenza mondiale, ma secondo me è la prima. Ma comunque è un punto di vista di un paese così rilevante, non può essere ignorato eternamente. Questo probabilmente lo sanno tanto gli Stati Uniti quanto gli europei. Che però i giornali europei hanno riservato a questa notizia un'attenzione di gran lunga secondaria, mentre invece negli Stati Uniti si è assistito tutti i giornali, dal New York Times, al Washington Post, al Newsweek, hanno aperto proprio con questa notizia clamorosa, cioè del viaggio di Xi Jinping a Mosca, e in cui durante questo viaggio, come giustamente dicevi, Putin ha espresso interesse per il piano di pace cinese. Perché a suo avviso chiaramente rappresenta un passo, contiene delle indicazioni molto, molto concrete da cui poter trarre ispirazione per poter intavolare una trattativa seria. Naturalmente dall'altro lato della barricata ci sono gli Stati Uniti che intravedono in questo accresciuto prestigio internazionale che la Cina si è ricavata dapprima con la mediazione, come dicevo, tra Arabia Saudita e Iran, e chiaramente da questo che risulterebbe ulteriormente accresciuta con la promozione di questo suo punto di vista in merito al conflitto russo-ucraino, intravedono la possibilità di eclissare, l'ascesa diplomatica cinese eclissi gli Stati Uniti come punto di riferimento per la comunità internazionale per quanto concerne la risoluzione dei conflitti. Quindi una crescita di prestigio della Cina risulta inaccettabile per gli Stati Uniti, anche perché la Cina nel mese di febbraio ha affiancato a questo documento diplomatico, cioè il punto di vista cinese sul conflitto russo-ucraino, un altro documento in cui si parlava,
un documento pubblicato ufficialmente dal Ministero degli Esteri cinese, in cui si elencava per filo e per segno i danni, i pericoli che arrecano alla stabilità internazionale gli Stati Uniti con la loro condotta dal punto di vista economico, finanziario, politico, strategico, eccetera. In questo documento si rievocano tutti gli interventi che sono stati compiuti dagli Stati Uniti nel corso degli ultimi decenni. E i risultati catastrofici che, al detta della Cina comunista, quindi questo attivismo degli Stati Uniti avrebbe provocato. Quindi mi pare che, come dicevo prima, tutti i segnali che vengono da Pechino tendono a convergere verso una ipotesi che veda la Cina, secondo cui la Cina sta posizionandosi in maniera molto più assertiva nella tutelare i propri interessi su scala internazionale, e gli Stati Uniti da questo processo di affrancamento, in questo processo di affrancamento, intravedono dei pericoli per il loro predominio geopolitico che hanno mantenuto finora, ma che a quanto pare loro stessi vedono declinare. A proposito di destabilizzazione o tentativi di destabilizzazione, nelle scorse settimane abbiamo assistito a un crescendo di tensioni sia in Georgia sia in Moldova, territori che per molti versi sono analoghi all'Ucraina, nel senso che contengono regioni a maggioranza russofona che in questo senso possono essere paragonabili al Donbass. Dal tuo punto di vista, c'è un ruolo dell'Occidente, degli Stati Uniti in questi tentativi di destabilizzazione oppure sono fenomeni spontanei? Quale significato hanno e qual è il punto della situazione in quei territori? Non c'è proprio niente di spontaneo, soprattutto in Georgia. La Georgia è un paese che, come molti ricorderanno, nel 2008, anzi nel 2003, è stata teatro di uno dei primi esempi di rivoluzione croata, la cosiddetta rivoluzione delle rose, che portò al rovesciamento di Shevardnadze, il primo ministro Shevardnadze, il presidente Shevardnadze, e all'ascesa di Saakashvili, Mikhail Saakashvili, il paladino dell'Occidente, che con il sostegno che dopo aver accolto istruttori statunitensi, aver acquisito armi statunitensi in gran quantità, scatenò un'offensiva contro le regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, innescando la risposta russa, che si era tradotta con l'invasione della Georgia e il riconoscimento ufficiale dell'indipendenza da parte del Cremlino di queste due regioni secessioniste a maggioranza russofona. Naturalmente, nel corso degli anni la Georgia si è ritrovata in una posizione difficile perché ha dovuto bilanciare le aspirazioni coltivate da una parte piuttosto rilevante delle proprie elite di adesione all'Occidente e all'Unione Europea in particolare, con quelle che è la sua posizione geografica. La Georgia è incastonata nel Caucaso, come vicino, un vicino ingombrante come la Russia, la sua sopravvivenza economica dipende dagli approvvigionamenti di petrolio e gas forniti dalla Russia, dall'accesso al mercato russo, dal turismo russo in entrata, e quindi chiaramente interrompere questo rapporto economicamente vincolante rappresenta un suicidio per la Georgia. Però, come dicevo prima, ci sono delle elite che puntano a un avvicinamento all'Occidente, e su queste elite che si è innestato questo tentativo, a mio parere piuttosto scoperto, di nuova rivoluzione colorata, che ha visto l'organizzazione di varie manifestazioni dirette contro una legge sui cosiddetti agenti stranieri, che prevedeva soltanto l'iscrizione in un apposito registro del Ministero degli Interni delle organizzazioni, delle associazioni che ricevevano più del 20% dei propri finanziamenti da soggetti stranieri. Soggetti stranieri che, come sappiamo, in tutti i paesi dell'ex area sovietica provengono dal nugolo di organizzazioni non governative che sono riconducibili più o meno direttamente o al Dipartimento di Stato, o all'USAID, o al National Endowment for Democracy, o all'Open Society di George Soros. Quindi sono soggetti che abbiamo visto operare dietro tutte le rivoluzioni colorate. Come è interessante notare che queste manifestazioni si siano state inscenate praticamente il giorno dopo un intervento pubblico dell'ambasciatore di un dell'ex ambasciatore, dell'ex ambasciatore statunitense in Venezuela, Todd Robinson. In Venezuela, nel 2018, dal Venezuela, Todd Robinson era stato espulso con provvedimento di Maduro perché accusato di aver cercato di condizionare le elezioni che quell'anno si sarebbero tenute in Venezuela e di aver addirittura orchestrato un tentativo di colpo di Stato. Quindi è stato espulso e abbiamo ritrovato lo stesso personaggio pronunciare il giorno prima
diciamo delle, che le manifestazioni prendessero corpo, un discorso pubblico in Georgia in cui sosteneva apertamente che questa legge contro che prevedeva l'iscrizione delle associazioni che ottenevano più del 20% dei propri finanziamenti dall'estero in un apposito registro, sostenne che questa legge andava contro gli interessi della Georgia e che gli Stati Uniti non apprezzavano assolutamente questa deriva della Georgia, che a loro dire era una deriva che l'avrebbe condotta nelle braccia del Cremlino. Naturalmente, come abbiamo visto il giorno dopo, si è assistito a queste manifestazioni che, prima pacifiche, hanno cominciato ad assumere in un secondo momento delle connotazioni piuttosto violente, con il lancio di bombe Molotov, eccetera. Queste manifestazioni sono poi culminate con il ritiro da parte dei promotori della legge e della legge stessa. E quindi, alla fine, diciamo che dal punto di vista meramente tattico, la piazza ha ottenuto la meglio. Se non che, nei giorni successivi, si è assistito a una nuove manifestazioni, ma indette invece dal fronte di coloro che non intendono avvicinarsi all'Occidente, non intendono assolutamente a rompere i rapporti con la Russia, come invece auspicano anzitutto il segretario generale della NATO Stoltenberg, che chiaramente non parla per sé, ma parla per il suo principale azionista, che sono gli Stati Uniti, che intravedono l'isolamento della Russia, nella sottrazione alla Russia di quelle che sono le ultime sacche, diciamo, di neutralità ai suoi confini, uno strumento su cui far leva per isolarla ulteriormente, come del resto prescriveva uno studio della Rand Corporation risalente al 2019, in cui si sosteneva proprio che per procedere all'indebolimento strutturale della Russia occorreva accendere vari carri di crisi lungo tutti i suoi confini, in modo da costringere a sovraesporsi, a intervenire costantemente all'estero dal punto di vista militare, politico, diplomatico, in modo da sovraesporla e, diciamo, indebolirla a livello strutturale. E diciamo che mi pare che quello che è accaduto in Georgia soprattutto, ma in misura minore anche in Moldova, dove lì si è assistito a al tentativo reiterato di isolare la Transnistria, che è quella regione, come giustamente dicevi tu, russofona, popolata da russi, è un lembo di terra che dal 1992 è proprio conficcato nello stato moldavo, a cavallo tra Moldovia e l'Ucraina, che l'Ucraina aveva addirittura ventilato l'opportunità di aggredire proprio per distogliere le forze russe dal teatro del Donbass, essenzialmente, quindi alleggerire la pressione sul fronte orientale dell'Ucraina per indirizzare le forze russe verso l'area della Moldavia, essenzialmente. Mi pare che tutto vada nella direzione di utilizzare questi paesi come grimaldelli, come strumenti per indebolire la posizione della Russia e privarla delle sue ultime aree di influenza, delle sue quinte colonne all'interno di questi paesi che per la Russia sono comunque importanti. E infatti, come abbiamo visto, la Russia si è volta verso Oriente, verso Pechino, come d'altronde era stato pronosticato da diverso tempo da chi segue questi temi e non il mainstream. E mi sembra che nel fare ciò abbia dato avvio, comunque nuova linfa, un'economia reale basata su materie prime, su rapporti commerciali con la Cina, mentre invece oltreoceano abbiamo assistito al crack delle banche americane a partire dal fallimento di Silicon Valley Bank, e con l'Europa, come tu osservavi prima, catturata in mezzo. Com'è messa l'economia statunitense in questo momento? Non bene, perché si trova tra la Federal Reserve, in particolare, si trova tra l'incudine e il martello. Il paese ha una posizione è un paese completamente deindustrializzato, terziarizzato, cioè dipende fondamentalmente dall'erogazione di servizi. Quindi, di conseguenza, importa tutto ciò di cui ha bisogno dall'estero. E questo sbilanciamento si riflette nel deficit strutturale della bilancia commerciale, che lo scorso anno ha sfondato la soglia dei 1.000 miliardi di dollari, e in una posizione finanziaria netta tremendamente negativa. All'atto, il quarto trimestre del 2021 aveva toccato un negativo di superiore ai 18.000 miliardi, una cosa che non si era mai vista. Quindi il paese ha bisogno continuamente di richiamare capitali dall'estero, ma per richiamare capitali dall'estero i manuali di economia prescrivono una strada, quella di innalzare i tassi di interesse. Innalzare i tassi di interesse comporta quindi che, tra l'altro, gli Stati Uniti hanno anche subito un'inflazione sull'onda, per esempio, dovuta a una serie di fattori strutturali, cioè per esempio il decennio abbondante di quantitative easing che è stato contrassegnato da un allentamento monetario, un'alluvione di dollari che hanno
sostanzialmente gonfiato i valori di azioni, obbligazioni e asset, immobili soprattutto, e hanno provocato quindi l'arricchimento dei valori di Wall Street, cioè la crescita dei valori azionari di Wall Street, e a ricasco dei principali azionisti che sono concentrati nel 10-15% più ricco della popolazione. Questo però ha portato inflazione, inflazione che, come l'espansione monetaria, comporta un deprezzamento del dollaro, e per un paese che importa tutto ciò di cui ha bisogno dall'estero, questo si traduce in inflazione. Quindi per l'obiettivo di richiamare capitali da un verso e per l'altro di combattere l'inflazione, ha portato la Federal Reserve a innalzare i tassi di interesse. Ma l'innalzamento dei tassi di interesse comporta una conseguenza piuttosto spiacevole, due conseguenze piuttosto spiacevoli. Per un verso, aumenta l'onere dei mutui e delle rate sui mutui che erano stati contratti nel periodo di bonaccia da buona parte delle famiglie, soprattutto in fase pandemica, quando la Fed propuse un intervento alluvionale con erogazioni di denaro direttamente sui conti correnti dei cittadini, e quindi in presenza di questi sussidi e di tassi di interesse bassi sui mutui, molti accesero dei mutui per comprare casa, sostanzialmente. Ma nel momento in cui la Fed ha alzato i tassi, le rate dei mutui si sono appesantite, il valore degli immobili è crollato. Questo da un lato. Le aziende che lavorano nell'economia reale, quindi le industrie sostanzialmente, hanno avuto difficoltà nel garantire il proprio rifinanziamento, perché nel momento in cui chiedevano prestiti alle banche, questi prestiti erano gravati da tassi di interesse superiori. D'altro canto, allo stesso tempo, l'aumento dei tassi di interesse ha deprezzato, svalutato il valore dei titoli di Stato e aumentato la loro redditività. Ma la svalutazione di questi titoli di Stato non è indolore, perché nel corso di questi anni quasi tutti gli istituti di credito statunitensi hanno fatto incetta di titoli di Stato a lungo e lunghissimo termine. Quindi mettendo a bilancio decine, centinaia di miliardi di dollari in titoli di Stato, il cui valore nominale al momento d'acquisto era 100, ma che una volta che si è assistito all'innalzamento dei tassi di interesse ha cominciato a valere 90, 80, 70. Quindi una perdita clamorosa dei loro bilanci, che andava iscritta a bilancio. Quindi questo ha avuto degli effetti clamorosi sul loro stato patrimoniale e ha innescato una caratteristica ancora più negativa, perché nel momento in cui si innalzano i tassi di Silicon Valley Bank, sotto questo punto di vista è il caso paradigmatico, perché l'innalzamento dei tassi di interesse rende, come dicevo, comprime il valore, la quotazione, il prezzo dei titoli di Stato, ma ne aumenta la redditività, specialmente di quelli a breve termine. Quindi cosa hanno fatto molti depositanti di Silicon Valley Bank? Hanno chiuso i loro depositi, hanno ritirato la loro liquidità, che tenendola ferma sui loro depositi rendeva lo 0,2%, per investirla in titoli di Stato a 3 mesi, 6 mesi, un anno, che rendono il 4, 5, 4,5%. Quindi un'operazione d'arbitraggio sui tassi di interesse sostanzialmente, che però ha coinvolto praticamente la larghissima parte dei depositanti. Silicon Valley Bank aveva, mi pare, 173 miliardi di asset. In un giorno solo ha dovuto fare i conti con 42 miliardi di dollari di prelievi. Quindi c'è stata una flessione clamorosa che poi l'ha condotta alla bancarotta. Si è assistito a rischio contagio, perché ogni qualvolta si presenta un fallimento del genere, perché questa era la 18ª banca come entità, come peso specifico negli Stati Uniti, e tra l'altro era una banca importante non tanto per le sue dimensioni, quanto per il ruolo che svolgeva. Finanziava le start-up della Silicon Valley. Quindi il comparto, il segmento economico più performante, più innovativo, su cui gli Stati Uniti fondano la propria, diciamo, il proprio prestigio internazionale a livello economico. Quindi il venir meno di una banca del genere potrebbe produrre forti ripercussioni anche sulla competitività della Silicon Valley e di tutte le aziende operanti nel settore dell'alta tecnologia. Problema è che per evitare il rischio contagio, la Federal Reserve, in accordo con il governo, chiaramente, il Congresso, ha attuato un processo di salvataggio di fatto che non aveva, che aveva, secondo me, non aveva precedenti, perché cosa ha garantito? Ha garantito anzitutto l'estensione della garanzia sui depositi. Chiaramente nel momento in cui una banca crolla, fallisce, come da noi, i depositi risultano garantiti fino a una certa soglia. Da noi è 100.000 euro, negli Stati Uniti sono 250.000 dollari. Al di sopra dei 250.000 dollari i depositi scompaiono nel nulla. La Federal Reserve ha garantito la possibilità a tutti i depositanti, compresi quelli che avevano più di 250 mila dollari sui depositi, di accedere ai propri conti, quindi facendo senza gravare sui contribuenti.
Facendo come? Creando denaro dal nulla, garantendo quindi una linea di credito potenzialmente illimitata alle banche. In questo caso i depositanti, quelli che avevano dei conti presso Silicon Valley Bank. Il problema è che questo schema, adesso la Federal Reserve ha ventilato la possibilità di riprodurlo a fronte di, per sostenere tutto il circuito bancario statunitense nel caso in cui ci fosse bisogno. Quindi nel momento in cui un'altra banca, magari di rilevanza sistemica, si trovasse a corto di liquidità o avesse bisogno di soldi, si presenta alla Federal Reserve dando in garanzia i propri titoli di Stato svalutati, con la Federal Reserve che però li rivaluta al valore originario. Quindi se adesso valgono 50, la Federal Reserve la banca in questione che ha bisogno di liquidità si presenta alla Federal Reserve che gli riconosce 100 e quindi gli fornisce credito come se quelli fossero valessero per intero per quelli che sono stati acquistati nella fase originaria. Questo serve praticamente, pone le banche nelle condizioni di non poter fallire, qualsiasi cosa facciano non falliranno. Ma questo chiaramente ha un impatto clamoroso in termini di credibilità degli Stati Uniti, di sostenibilità del sistema finanziario statunitense e soprattutto deprime la fiducia internazionale nei confronti del dollaro, perché un'espansione potenzialmente limitata dell'offerta di dollari continuerà ad affossarne il valore, rendendo necessaria per un numero sempre maggiore di stati la necessità di guardarsi altrove e cercare soluzioni alternative a quella del reinvestire i loro avanzi commerciali in titoli di Stato e dell'utilizzare il dollaro come unità di conto negli scambi commerciali. Quindi la situazione per gli Stati Uniti è tutt'altro che rosea, a mio parere. Gli Stati Uniti, o meglio l'economia statunitense, sono famosi storicamente da un lato per avere un'economia fittizia, speculativa che abbiamo appena descritto e dall'altro per essere molto dipendenti dall'industria bellica. Questa crisi che ripercussioni avrà sull'industria della guerra? Ci sarà un ulteriore incremento di questa dipendenza oppure sono due questioni slegate? L'industria bellica ormai ha assunto una rilevanza sistemica e fa lobby al Congresso, sono probabilmente in buona parte dei casi intravedo la loro mano dietro tutte le micro macro guerre che gli Stati Uniti hanno condotto da quantomeno dalla fine della guerra fredda in poi. Quindi i loro utili continueranno a crescere man mano che la deriva bellicosa che gli Stati Uniti sono scivolati da ormai 30 anni, fin tanto che questa deriva continuerà, gli affari del complesso militare industriale continueranno a fiorire e fioriranno soprattutto grazie a quello che dicevo prima, il rapporto di sudditanza, di vassallaggio che lega gli europei agli Stati Uniti. Perché anche le dinamiche innescate dal conflitto russo-ucraino, come abbiamo visto, e la fornitura praticamente la spicua di armi e di sistemi d'arma da parte dell'Europa, che come sappiamo ha mantenuto nel corso degli ultimi anni livelli di spesa relativamente bassi, quasi sempre sotto la soglia del 2% richiesta dall'adesione alla NATO, e quindi la fornitura di propri sistemi da parte di tutti i paesi europei all'Ucraina, la necessità di ricostituire queste scorte e la mancanza di una reale complesso militare industriale europeo capace di soddisfare questa necessità pone l'Europa nelle condizioni di un approfondito vassallaggio, di un intensificato vassallaggio rispetto agli Stati Uniti, perché a questo punto le pone nelle mani totali del complesso militare industriale. Quindi se da un lato, come dicevo prima, si assisterà all'afflusso, si assiste già in questi giorni all'afflusso di gas naturale liquefatto statunitense in Europa, con tutto ciò che ne comporta in termini di bilancia dei pagamenti, perché chiaramente questo gas costa molto di più rispetto a quello che costava la Russia e questo rincaro si riflette per esempio nella bilancia dei pagamenti italiana, che a gennaio ha conosciuto un passivo soprattutto per via dei costi legati ai rifornimenti energetici. Quindi gli Stati Uniti per un verso invadono l'Europa con il loro gas naturale di quel fatto, d'altro canto la invadono delle loro armi. Tutto questo non potrà che, da tutto questo circuito, questo trasformamento, questa colonizzazione economica dell'Europa ad opera degli Stati Uniti, non potrà che trarre ampio vantaggio il complesso militare industriale statunitense. Quindi credo che finché questo clima bellicoso continuerà a protrarsi, il complesso militare industriale statunitense continuerà a gonfiare i propri profitti, fino ad assumere dimensioni letteralmente colossali.
Lo scenario che hai delineato per l'Europa non è certo roseo. Cosa possiamo aspettarci per il futuro a breve e medio termine? Quali alternative ci sono per il nostro continente? Quali possibilità di tirarsi fuori politicamente da questa situazione? Io mi auguro che i disordini come quelli che assistiamo, a cui assistiamo in Francia, in misura minore in Gran Bretagna, ma è sintomatico che un paese come la Gran Bretagna sia attraversato da scioperi sistematici, che durano ormai da diversi mesi. Mi auguro che questo genere di scenario si venga a determinare un po' ovunque, in Italia, in Germania, in Spagna, eccetera, e che inducendo, costringendo le rispettive classi dirigenti a prendere atto dell'insostenibilità della situazione venutasi a creare e dei danni. Anche da un punto di vista meramente, anche, diciamo, meramente economico, di contabilità economica, la cesura, cioè la recisione del rapporto energetico con la Russia per noi è un incubo da cui usciremo con le ossa rotte, indubbiamente. E quindi il tentativo, quantomeno, di porre fine a questo, a sottrarci, quantomeno, a questo compito di subfornitori, di sostenitori o torto collo dello sforzo militare sostenuto dall'Ucraina su perché dietro direttiva statunitense ci porta allo sfacelo. Quindi una presa d'atto in questo senso di questa insostenibilità di questa deriva di vassallaggio europea nei confronti degli Stati Uniti, mi auguro che raggiunga il punto critico e induca buona parte delle popolazioni europee a mobilitarsi e a rendere ingovernabile la situazione per le classi dirigenti che sono attualmente al potere. Quando parlo delle classi dirigenti mi riferisco anche alla nostra, sostanzialmente, perché l'Italia è un paese in cui la buona parte dell'opinione pubblica è contraria all'invio di armi all'Ucraina, ma non esiste un partito di riferimento che si sia fatto portavoce di questa istanza. E non è un'istanza di poco conto, perché ne va del nostro destino, sia proprio economico, ma anche proprio di esistenza, perché qui spingere costantemente per l'escalation, si sa dove si comincia, ma non si sa dove si finisce, e potrebbe coinvolgersi in un conflitto dagli effetti potenzialmente devastanti, e probabilmente che non abbiamo mai visto nella nostra vita. Per concludere, il filosofo Gramsci diceva che la crisi si dà quando il vecchio non riesce a morire e il nuovo non è ancora nato. Tirando dunque le somme della nostra chiacchierata, a che punto siamo con questo nuovo ordine multipolare? È nato, è nascituro, ha un travaglio conflittuale? Io credo che sia nascituro, non è ancora nato, ancora è prematura, diciamo, la situazione, però devo osservare che sulla scia del conflitto russo-ucraino dei processi, delle dinamiche che erano già in atto hanno subito una forte accelerazione. Quindi, come dicevo, abbiamo visto paesi smarcarsi e assumere una postura completamente diversa rispetto al passato. Abbiamo visto l'Arabia Saudita, che era il pilastro del sistema del petrodollaro, cominciare ad aprire la possibilità di commercializzare il proprio petrolio in valute alternative. Vediamo l'India, che è membro del Quad, l'alleanza quadrangolare costituita da Trump in funzione di contenimento della Cina, che fa parte, che comunque continua a far parte di BRICS, fa parte dell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai e cerca di mantenere, preserva gelosamente la propria neutralità rispetto al conflitto e quindi rifiuta di aderire alla campagna sanzionatoria imposta dall'Occidente. Vediamo gli Emirati Arabi Uniti che fungono da crocevia, diciamo da triangolatori del commercio da e verso la Russia, tra il resto del mondo e la Russia. Vediamo l'America Latina che comincia sempre di più a smarcarsi dall'egemonia statunitense. Quindi ci sono, anche in ordine sparso, ci sono decine di paesi, di aree, non di paesi, di regioni del mondo, che cominciano a prendere coscienza che il proprio destino non coincide necessariamente con la preservazione dell'unipolarismo statunitense. Siamo rimasti solo noi a crederci in questa maniera fideistica, nonostante ogni giorno di più subiamo l'impatto di questa scelta suicida sulla nostra pelle. Quindi la situazione è critica. Dal punto di vista dello studioso è una situazione molto interessante, perché sono in atto dei cambiamenti potenzialmente epocali. Dal punto di vista però del cittadino è molto pericolosa, perché giustamente, come dicevi tu, dall'urto di questi due sistemi, che ancora uno non è tramontato e l'altro stenta a nascere, si può arrivare ad eventi bellici imponderabili. E come sappiamo, la disponibilità
delle armi atomiche da parte di diversi attori coinvolti nella partita rende il tutto terribilmente pericoloso. Quindi è bene tenere le antenne dritte rispetto a tutto ciò che sta accadendo. Grazie a Giacomo Gabellini per essere stato con noi. Torna a trovarci presto. Certo, grazie a te Lilli, buona serata a tutti. Buona serata non solo a Giacomo, ma anche a voi naturalmente che ci avete seguito. Io nel ringraziarvi vi ricordo come sempre che Visione Attiva è una testata libera, indipendente, che può continuare a fare il suo lavoro di informazione soltanto grazie alle vostre donazioni, dal momento che non abbiamo finanziatori esterni o contributori di altra natura. Vi invito pertanto, se apprezzate il nostro lavoro, a donare tramite bonifico oppure tramite PayPal. I numeri sono quelli che la regia ha appena mandato in sovraimpressione. O ancora meglio, potete andare sul nostro sito web che è www.visionetv.it e sottoscrivere un abbonamento. Questo per sostenere non solo le nostre trasmissioni ordinarie, gli articoli che vengono pubblicati sul blog di Visione TV, ma anche i progetti futuri che sono stati anticipati più volte nelle scorse trasmissioni da Francesco Toscano. Sapete che a maggio uscirà un nuovo mensile di geopolitica sul quale vi terremo aggiornati. Grazie e alla prossima.